Ciao a tutti. Allora, oggi faremo una rosa semplice, una rosa quelle che si chiamano canine. Questo è il nostro soggetto. Allora, vedete che in questo caso la luce arriva da qui, quindi ci saranno delle ombre abbastanza pronunciate sia sui petali, sia l'ombra portata da questo grande pistillo, l'ombra un po' frammentata qui di questi pistilli che riflettono. E un verde abbastanza scuro, dei contrasti molto forti. Quindi cominciamo. Spero che vediate bene sia il soggetto che il mio lavoro. Sto cercando di migliorare con l'inquadratura. Allora, mi prendo dell'acqua pulita, un pennello e bagno. Bagno la mia rosa tutta. Pennello pulito, questo era granché pulito. Quindi me la bagno perché voglio dare questo passaggio. Se sentite questo uccellino, è il mio orologio come al solito, che ogni ora c'è un uccellino diverso. Mi sa che adesso sono le 10. Questo è l'uccellino delle 10. Ecco, allora, cosa voglio fare? Voglio fare una sfumatura e il bagnato su bagnato mi aiuta, no? Una sfumatura che va dal giallo interno a il rosa esterno. Così non ho il problema di sfumarla io. Magari un giallo, usate un giallo freddo, un giallo limone, comunque un giallo un po' freddino. E un rosa. Sto dando la parte di rosa molto chiaro, no? Specialmente qui. Quasi quasi bianco, perché proprio qui è la parte più luminosa. Quindi magari qui cercate di lasciare un po' più chiaro. Dopo lasciate perdere il discorso dell'ombra, che ci pensiamo poi. E anche dei pistilli, no? La stessa cosa la facciamo su questa di qua, quindi bagniamo. Ecco, cercate di bagnare non troppo e non troppo poco. Questo è sempre il nostro problema, no? Il problema degli acquerellisti: ho bagnato troppo, ho bagnato troppo poco, chi lo sa. E anche qui mettiamo un cento un po'. Lo avviciniamo perché uno una vicino all'altra. Adesso magari, mentre è ancora un po' bagnatino, con il blu andiamo a fare un po' di ombra qua sui petali, che è un'ombra un po' meno dettagliata.
possiamo già dargli un po' più di scuro, così vengono fuori, viene fuori il fatto che questo è davanti e questo è dietro. Poi ci pensiamo dopo. Ok, bene. Adesso lo asciugo. Asciugato e non sono andata subito con il verde attorno perché ho bisogno di contorni abbastanza netti, cioè questo fiore si staglia parecchio sul fondo, quindi non ci sono parti come nell'altra rosa, se mi avete seguito, che è un po' di ombra soffusa che si come dire che non fa questo passaggio, no? Che fa un passaggio morbido. Qui invece proprio il fiore Sì, è quasi ritagliato sul fondo. Bene. Allora adesso con un verde, direi parecchio verde anche, anzi con i verdi, come dico io, perché non è mai un verde, ma sono tanti verdi, comincio a fare un po' di contorni. Magari qua prendete un pennello che abbia un po' di punta. Non è che ho proprio fatto un bel lavoro con l'asciugatura, ma voi che avete un po' più di tempo fatelo. Ecco, questo è un verde abbastanza terribile. Allora io, visto che ho messo il cobalto dentro lì, posso comunque tagliare un po' con un blu o un azzurro per fare un verde un po' più freddo. Devo andarci un po' più tranquilla. Contorno al massimo del chiaro. Mentre è ancora bagnato, gli diamo un tocco di scuro, che poi è difficile fare quello scuro lì così scuro. Ma magari con un po' di indaco o un po' di verde per i vene. Certe parti. E qui quasi tutto scuro qua sotto, quindi potete andare sì con un indaco, con un verde per il lene, ma metteteci sempre una terra dentro, che comunque è sempre, ecco, brava. Ah, aiuto! Ho le dita sporche. Ecco, lo
hanno fatto vedere anche come rimediare. Succedono queste cose. Basta non farsi prendere dal panico. Ok. L'indaco è un colore che mi piace tantissimo. Lo uso molto, infatti lo finisco sempre presto. Ok, qui magari metto un tocco di verde perché c'è, ma lo stesso comunque mettete dei tocchi di verde perché dentro poi quando si asciuga vedete che belle cose che fa l'acquarello. Se mettete solo un colore queste cose non le fa. Quindi cercate sempre di dare un certo movimento, specialmente quando state facendo le foglie, che se no viene veramente piatta. Invece il nostro occhio ha bisogno di immaginare, no? Che ci sia qualcosa, quindi fate immaginare, se mettete un muro di colore tutto uguale, il nostro occhio, il nostro cervello non vede niente di più. Quindi mentre è ancora bagnato, no? Lavorate un po' sempre di qua, di là, cercando di non abbandonare questa stesura mentre state facendo questa. Che voi state lavorando sempre a tutto, vado un po' più tranquilla. Riesco mai a trovare i verdi da tavolozza, sono sempre orribili, sono sempre, come dice Pedro Cano, dei verdi assassini che ti assassinano il lavoro. È vero, perché sono sempre piuttosto falsi, quindi sempre un po' di blu, sempre un po' di, oppure se li dovete fare caldi, un po' di rosso. Vi aiuta a renderli un po' più naturali. Ok, tanto che qui vedete si sta asciugando, magari posso già mettere. Ovviamente non andate con un pennello troppo pieno di acqua, se no vi fa la cosiddetta macchia. Che noi chiamiamo cavolfiore, cioè diciamo che vuol dire che l'acqua sposta il pigmento. Visto che avete già, no, intanto già date un po' di senso al fogliame, visto che avete fatto la parte verde chiara, questo vi aiuta tutto per dopo, no? Schiariamo che è un po' più chiaro. Metteci qualche tocco anche di terra dentro, perché magari c'è qualche fogliolina un po' più marcia, un po' più che non è proprio perfetta. E allora anche questo dà un po' naturalezza al vostro lavoro. Magari se avete delle domande fatemele sotto al video e ricordate anche di iscrivervi al canale perché dopo vi arrivano, diciamo, le notifiche di quello che è stato messo in linea in questo periodo, perché c'è anche Marco. Allora, io, per chi non lo sapesse, io sono Laura Sarra.
Poi c'è anche Marco Novo che fa le dirette il sabato, e che sono molto seguite, e c'è anche Romina Illuzzi e anche Marianna Bevilacqua, la nostra associazione fatta di queste persone, per chi non ci conoscesse. Abbiamo iniziato questa avventura insieme a settembre scorso e adesso abbiamo avuto questo stop dovuto appunto a questo problema del coronavirus, che ci auguriamo tutti che finisca presto, però intanto comunque ci ha messo in, come dire, oh, vedete che qua mi è entrato un po' di verde, ma non mi dispiace. Ci ha messo un po' in moto questa cosa qui di fare sì, di tenervi compagnia con altre metodologie, per fortuna ci sono, che è appunto YouTube. Quindi insomma la tecnologia a volte anche serve, no? Direi che adesso si può asciugare. Scusate, vi faccio sentire sempre questo, il rumore del phon, però in questo caso, no, anzi, facciamo così, prendiamo l'acqua un po' più pulita e magari un giallo misto a un'ocra, per non fare un giallo proprio. Non era abbastanza pulito, perché il giallo è terribile, si sporca in un attimo. Cominciamo un po' a fare il centro di questa rosa. Anzi, prima facciamo un po' di. Mettiamo un po' di ombra sotto, perché poi ci dobbiamo andare sopra. Quindi possiamo già un po' dare l'ombra. A questo petalo, perché è un po' accartocciato, non è proprio piatto. Stando attenti un po' che non vi vada dentro il verde che avete dato intorno. Sto facendo un po' con il blu cobalto e un po' con il rosa che avevo. Giusto per far vedere che non è proprio tutto piatto, neanche lì qui no, perché è proprio sparato. Qui invece c'è proprio. Cerco di togliere questo passaggio rigido. Adesso torniamo ai nostri pistilli. Anche qui dobbiamo cercare di non diventare pazzi e farli tutti, e se qualcuno ha pazienza può anche farli tutti, eh.
io no. Diamo proprio l'impressione che ci siano, no? Già quando metti il centro di un fiore cambia tutto, eh? Faccio anche qui. E faccio anche alcune delle ombre. Ma non tutte. No, perché mi andrebbe a sporcare adesso la parte di centro e non mi va. Mettiamo un po' di ombra lì. Ok, bene, allora adesso lasciamo un attimo qui e se è asciutto qui magari possiamo riprendere un po' la parte di fondo. Allora qui potete anche dare l'idea che la foglia sia un po' dentellata. Adesso stiamo facendo venire fuori un po' di foglie, no? Lavorando sempre con il discorso del bagnato, scusate, del negativo. Venatura giusto per far capire che è una foglia. Qui è abbastanza scuro, però vedete come si è, prima sembrava tanto scuro, ma avete visto come si è schiarito? Potrebbe anche riprenderlo un po'. Allora, visto che lo riprendo, faccio intravedere magari qualche foglia, no? Che c'era. Ok, adesso c'è questo passaggio che è abbastanza nitido perché è proprio un'ombra portata sia qui sia qui. Dopo c'è questa possibilità di tirarsi fuori questo rametto. Sono poi delle ombre sulle varie foglie.
Cercate di fare anche una sintesi, perché tutto non riuscite a fare. Quello che vi interessa, magari lo fate e il resto lo lasciate un po'. Ecco, quando fate le venature, fatelo molto leggere, molto quasi impercettibili e molto sottili anche. Ok, asciugo di nuovo, ok? Adesso facciamo ombre sulla rosa. Allora, questa vedete che vi dà la possibilità di lasciare chiari questi e scurire la parte così e lasciare qualche chiaro anche qui. Prendiamo sempre un po' del nostro blu. Cercando di scontornare qualche piccolo chiaro, giusto per lasciarlo un po' più naturale. Non fate troppo scura l'ombra, eh? Uscire anche un po' di ombra dei pistilli e qui lasciamo chiara la parte che si piega del nostro petalo. Se ci mancano dei rosa possiamo sempre aggiungere un po'. Possiamo anche farlo dopo, come velatura ultima. Ok,
Adesso lo facciamo anche di qua. Messo anche un po' di verde. Anzi, prendo l'altro pennello che è un po' più appuntito per fare. Anche qui devo scontornare un po' i pistilli. Siete tranquilli che dopo schiarisce, anche se magari sembra un po'. Un po' di ombra anche dentro. Poi questo un po' su di questa rosa qui si può anche un po' intervenire sul centro perché è molto più scuro, così ci dà la possibilità di far vedere che è reclinata, no? Adesso do qualche piccolo tocco a dietro, per lo sfondo. È vero che magari qui non c'è lo scuro, però se mi serve per tirare fuori meglio il petalo, posso anche metterglielo. Mi piace
piace che il fogliame si intraveda, che non sia proprio così forte, perché poi alla fine quello che è il nostro focus in questo lavoro è la rosa, giusto? Quindi anche se io lascio il fogliame un po' così, non troppo dettagliato, mi fa gioco il fatto di tirar fuori bene la mia rosa. Una cosa mi è venuta troppo chiara, posso sempre ad asciutto fare una velatura in modo che si schiarisca, si scurisca un po' senza. Direi che possiamo anche tenerla finita, ritolgo lo scotch, così si vede un po' più nitida. Il nostro lavoro è finito. Grazie a tutti. Ciao.